Ciao, oggi volevo farvi vedere come regolare la temperatura e programmare la quantità di estrazione che desiderate sulla macchina da caffè del Caravaggio per casa, piccoli uffici. Quindi sostanzialmente per programmare la temperatura dovete, a macchina spenta, premete contemporaneamente questi due pulsanti e li tenete premuti per 5 secondi, fin tanto che non vi lampeggia questa tazza. Quando la tazza lampeggia, con questi pulsanti, tazza piccola e tazza media, potete regolare la temperatura. Ora vedete che fa un flash sulla tazza piccola, vuol dire che è un grado superiore alla temperatura di default. Se il caffè vi risulta troppo caldo, potete abbassarla premendo questo, vedete che ora non lampeggia più niente perché è sulla temperatura di default. Se lo volete ancora più freddo, premete un'altra volta, ora inizierà a lampeggiare una volta, due volte e così via. E potete farlo con un delta di più o meno 6 gradi. Adesso la riporto alla temperatura che avevo impostato, quindi di più di un grado. Quando avete settato la temperatura, ripremete questo pulsante e la macchina è programmata. Vediamo adesso invece, la accendiamo per programmare la quantità di caffè. Per programmare la quantità di caffè, allora andiamo a inserire la nostra cialda. Quindi inseriamo la cialda, chiudiamo e dovete premere il pulsante e tenerlo premuto per tutta l'erogazione. Non preoccupatevi perché questo pulsante e questo pulsante hanno la preinfusione, quindi se anche la macchina si ferma continuate a tenerlo premuto. Quindi premiamo, la macchina parte, si ferma, ecco, non mollatelo ma lasciatelo andare avanti finché non raggiungete la quantità desiderata. Quando avete raggiunto la quantità desiderata rilasciate il pulsante e la macchina in automatico ha preso questa quantità come E se volete scoprire altri segreti su questa tipologia di macchina, cliccate sul link qui in alto e potete vedere il video completo. Grazie!